Qualche settimana fa, nel corso della mia vacanza in California, sono stato convinto dal mio amico Virgilio, quello che mi ospitava a casa sua a San Francisco, a partecipare a una gara amatoriale. Lui, amatore di grande esperienza, ha voluto a tutti i costi che provassi a fare questa corsa. La corsa era vicino a Santa Cruz e ero un po' teso all'inizio perché non correvo, non facevo una corsa vera da 5 anni. Sì, ho partecipato a qualche gran fondo, ma sempre con il numero da invitato e senza mai essere nel vivo della corsa. E il fatto di correre nella categoria 1 mi preoccupava perché non avevo ritmo gara, quindi non mi sentivo molto competitivo. Però devo dire che è stata un'esperienza molto divertente che andremo a vedere in questo video. Siamo a Watsonville e tra poco attaccherò il numero alla schiena perché tornerò a fare una gara, ma una gara abbastanza vera, diciamo così. Negli ultimi 5 anni ho fatto qualche gran fondo con il numero da invitato, oggi corro con un numero vero, vero? Virgilio! Oggi il numero vero attaccato alla schiena, cioè poi non so come andrà a finire perché sono 5 anni che non faccio un fuorigiri, o quasi, dai. Va a finire benissimo. Ottimismo. Tra l'altro, il maledetto mi ha iscritto nella categoria 1, certo. Quella con tutti quelli che vanno più forte. Pro 1. Ci sono anche qualche pro, qualche semi-pro. Domestici. Così, domestici. Domestici, nel senso che non fanno le gare in Europa, però okay. qui la danno e la danno forte. Qui abbiamo anche la zona VIP. Gazebo con vista sull'arrivo. Good job, guys. Thank you. He's the only guy holding Northern California racing. È appena terminata la gara categoria 4 e 5. Mi sarebbe piaciuto partecipare lì, sinceramente. Ma come puoi? Non puoi. Anche perché arrivo qua a secco. Ma è come barare, Derico, corridore professionista, non puoi ricominciare con i novizi. Ho capito, ma sarei rimasto lì, facevo gli affari miei, non disturbavo nessuno, non mi mettevo a fare il fenomeno. Almeno facevo una giornata di tranquillità. Adesso invece mi aspetto un pomeriggio bello caldo, Infatti dobbiamo cominciare a riscaldarci. Sì, anche perché sono un'ora fuori soglia, sì, praticamente. 3,50, 3,80 normalizzati. Nervosetto circuito. Ho appena trovato un grande seguace di GIS in Italia che guarda i nostri video con la traduzione. Watch our videos. Yeah, all the time. Però aspetta, sei ancora nato in italiano. Io, cioè, cresciuto in Italia e adesso sono qua. Che segui GIS in Italia? Sì, sì, sì. Grande. Sì. È l'italiano che seguo perché in realtà ritorno in Italia pochissimo, quindi per me GIS in Italia, rimane sempre lì. Tell me your favorite video of GIS in Italia. Oh, the best video ever. The best video when they came out with the new Campagnolo group set. Really? Yeah, the new group set. Just this video? Oh no, I mean couple of videos. It's a video of Giorgione. not my video. Not a video, but you know, like. Renato, no. Please. Sono tentato una birretta qua. Forse è meglio di no, però. È meglio che, visto che già ho poche cartucce, metto bene anche la birra. Ancora 4 ore prima la gara. Meglio di no. Ah, ok. Perfetto. Alan, allora che facciamo a pranzo? Burrito per riempire la gamba, però semplice, solo con pollo e arroz. Pollo e arroz. Che significa in italiano? Pollo e riso, semplice. Allora, mancano 3 ore circa alla partenza e il nostro pasto pre-gara è un bel burrito. Cin cin. Guarda che Coca-Cola americana. Coca-Cola americana. Grossa come una faccia, guarda. Devi andare. Questa è la mia. Abbiamo preso la Coca-Cola messicana, quella con eccesso di zucchero. Fermi tutti, facciamo un attimo di chiarezza su come era strutturata la giornata. Prima della nostra corsa, quella delle categorie 1, 2, 3 mischiate, c'è stata la gara della categoria 4-5, la categoria Master, di cui vi ho già parlato nel video del ciclismo americano. In più c'erano anche le corse femminili. Nella corsa dedicata alla categoria
4-5, ho fatto partecipare anche la mia compagna Lisa, che si è divertita molto e ci siamo divertiti anche noi a guardarla. Allora, secondo me si può puntare al podio. Possiamo puntare al podio. 4 per esempio. Mi raccomando, mettetevi d'accordo, regolari. The last two lap fireworks. Last two laps fireworks. Pa, 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 pa. No. Dai, dai, tieni il tuo ritmo. Tieni il tuo ritmo, regolare così. Ma già dopo un giro. Una per cantone, erano in 4. La categoria donne parte anche se sono solo in 4, come in questo caso. In questo caso c'è Lisa che sta inseguendo. Ale, Lisa! Dai che la prendi, dai! Vai, vai, vai! Vai, pit stop! Vai. Allora Lisa ha forato dopo due giri, praticamente per fortuna qui il regolamento prevede che per cambiare la ruota o la gomma hai 3 giri di posizione. Adesso Lisa sta inseguendo la terza. Oggi ha messo la ruota sua. Thank you mate. Yeah, you got it. È ferma, è ferma. Vai che è piantata. Dai che lì, dai che lì, Lisa, dai, l'ultimo sforzo! Fai 2 curve a cannone, l'hai presa! Quarta con orgoglio, grande! Vai, tira sulle fragole al cielo! Dai così, brava! Tra una gara e l'altra c'è anche chi recupera, dormendo, disteso sul marciapiede. Abbiamo messo la colla sul numero, qua in America si usa mettere la colla, ma siamo sicuri che dopo non rimane tutto appiccicato. Mai tutto appiccicato. Vabbè, pazienza, però più aero. Perdiamo meno watt che con le spill. Vai. Dai. Vai, Piucci. 9-7-8, vai. Amico mio, ci siamo. Chi t'ha fatto fare? Tu! Te me l'hai fatto fare, maledetto! Sono cazzi tuoi. Ascolta, dammi qualche consiglio. 5 anni che non faccio nessun tipo di gara di circuito, niente. Soprattutto la mia prima gara qua negli Stati Uniti, dove sono abbastanza cattivi. Ti vedo molto agguerriti qua. Lo stair ruota, quello sicuro. In salita, qui zona, ci siamo. Salita zona 2. Qui fatto. Però c'è una chicca che mi hai detto prima. Primi 20 minuti si va a tuono. A tutta, 20 minuti a tutta. Poi c'è un appiattimento solitamente. Poi rallentano, speriamo. Se non rallentano, partono a 60 e l'appiattimento arriva a 50-55. Se rallentano funziona, se no ci rivediamo tra 20 minuti a qui al cambio box. Mi sembra di essere su Swift nella categoria sbagliata. Esatto. Ho questa sensazione. Allora, se finisci la gara offro la cena. Io offro la cena. No, io. Ah, tu offri la cena. Sì. Bene. No, col gruppo. Tanto se mi doppiano, no, a casa. Sì. I flat tire, flat tire. Can you stop here? Flat tire. Yeah. Guys, someone can give my, can give me the. You flat? Back wheel, yeah. Ah, flat, flat. Why the wheel change? The Shimano. Enve, if you get Shimano. All right, you can take my wheel. Yeah. That direction. There you go. Yeah, gonna go? Other way. No! Absolutely not. The other direction. That way? Okay. Wait. You that way. You go in the same way. Ah, okay. There you go. Oh. Sorry, guys. Ah, che male di schiena!
No, che potenza. No, I didn't. Tacci tua. Come è andato? Ma perché? Ma perché? Ma scusa, ma una squadra di 10 persone, io e il magretto a tirare davanti. Io sono tormosa, non ti offendere, io devo portare. Dovevo portarla in fondo. Se sei pure bucato da solo, hai fatto così. Oppure bucato. Io ho provato nei davanti 200 metri, ma ci voleva un'altra FTP. Una magica, oh. 3,40 le watts medi. Tu hai anche rischiato di cadere, tu sei una stecca. Una stecca, oh. E ogni tanto cade il sangue alla squadra. Crampo. Come hai fatto a prendere quella botta? C'ho il pedale destro lentissimo, quindi ogni volta che salivo sui pedali mi usciva al piede. E quindi dovevo fare la gara seduto, quindi qua in salita tutti che stavano belli allegri a sculettare, io seduto così. Devo ringraziare Sean Bennett, ex pro, meccanico, che mi ha dato la sua, mi ha dato la sua ruota. Mi ha dato la sua ruota, se no non sarei potuto ripartire. Devo ammettere che mi sono divertito. Mi mancava un po' a riassaporare quel brivido di adrenalina, tensione, velocità. Dopo 5 anni, davvero, è stato divertente e vi dirò, avrei quasi voglia di riprovare. Magari con una condizione migliore, perché mi sono presentato con pochi fuorigiri nelle gambe, poca intensità sicuramente in allenamento, quindi ho faticato abbastanza, sono sempre rimasto sulle ruote e ho fatto una piccolissima tirata per aiutare il mio amico Virgilio a chiudere sulla fuga che era allo scoperto. La cosa singolare che voglio raccontarvi è che io ero ospite del Team Dolce Vita e che ha deciso di iscrivermi nella categoria 1-2 perché essendo un ex pro, pur non essendo in graduatoria, non era necessario farmi partire nella categoria 5 ovviamente, però io ero sicuro di fare classifica con la Cat 1. Invece ho scoperto 2 giorni dopo che ero stato inserito nella categoria 3 che correva ovviamente mischiata la 1 e 2 e io ho vinto la categoria 3. Purtroppo però non mi sono presentato sul podio e alle premiazioni, quindi i $10 e le fragole le andate a qualcun altro, penso. A questo punto vi chiedo, vi piacerebbe il prossimo anno vedere me e Giorgione partecipare a qualche criterium, vabbè, circuito in Italia amatoriale? Scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare, non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!